Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Intervengo per motivare il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia al calendario proposto dai gruppi di maggioranza. La maggioranza ha proposto al Parlamento e ai gruppi parlamentari un calendario per l'approvazione del PNRR e della legge di bilancio che non è a tappe forzate, è a tappe forzatissime, Presidente. Ci viene chiesto praticamente in 7 giorni di approvare 2 documenti fondamentali per la vita politica, sociale e economica di questo Paese. Ancora una volta lo si fa calpestando il diritto dovere dei parlamentari a un esame approfondito non solo del testo del Governo, ma anche di tutti gli emendamenti depositati. Il gruppo di Fratelli d'Italia, ancora prima che iniziasse la sessione di bilancio, ha chiesto più volte in conferenza di capigruppo e in altre occasioni la possibilità di un confronto vero con il governo, non ostruzionistico, vero, come si fa tra gruppi che rappresentano esigenze diverse ma che rispettano i ruoli che sono assegnati dalla politica ai diversi gruppi parlamentari. Non abbiamo depositato migliaia di emendamenti come hanno fatto i gruppi di maggioranza. Abbiamo depositato alcune centinaia di emendamenti, dopodiché il Governo ci ha chiesto alcune decine di emendamenti segnalati e questo noi abbiamo fatto. Abbiamo selezionato alcune decine di emendamenti da approfondire insieme al Governo, abbiamo chiesto delle relazioni tecniche al Governo, abbiamo chiesto di verificare se la copertura che noi avevamo individuato andava bene anche al Governo, non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Allora questo non è il modo corretto con cui il Governo può approcciarsi all'unica forza di opposizione. Se l'intendimento del Governo, dei ministri, del relatore è quello di arrivare domenica sera, domenica notte o lunedì mattina a dirci guardate la situazione è questa, prendere o lasciare, beh noi annunciamo sin d'ora che in commissione ci faremo sentire, tutti i nostri senatori sono iscritti a intervenire in commissione, tutti i nostri senatori interverranno in aula, noi non rinunciamo a svolgere fino in fondo il ruolo che ci è stato assegnato, il nostro dovere di fare i parlamentari e di dibattere, di discutere di quello che riteniamo giusto per il nostro Paese. Quindi, ancora una volta, chiediamo al Governo se ha intenzione di discutere con noi, non di approvare tutto quello che diciamo, ma di discutere con noi su alcuni elementi qualificanti delle nostre proposte. Proposte che sono depositate, proposte che sono state illustrate anche dalla nostra Presidente Giorgia Meloni. Se questo confronto non avverrà per responsabilità unica e assoluta del Governo, che peraltro è assente o comunque in altre faccende affaccendato, Presidente, anche questo è la dimostrazione dell'interesse che il Governo rivolge alle istanze dell'opposizione. Stavo dicendo, sottosegretario Sisto, che il Governo ha un atteggiamento inaccettabile nei nostri confronti e registro ancora una volta che il tentativo nostro di avere un atteggiamento responsabile nei confronti del Governo non viene ascoltato, anzi a gesti di responsabilità si risponde con gesti di maleducazione istituzionale e politica. Questo è quello che registriamo, per cui ancora una volta noi non votiamo un calendario che impone al Parlamento di approvare a scatola chiusa centinaia di articoli e centinaia di emendamenti ancora una volta sottoposti alla fiducia. Chiediamo al Governo di assumersi la responsabilità di un confronto leale con l'opposizione. Finché questo non avverrà, noi useremo tutti gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione per far sentire la nostra voce, che è l'unica voce di libertà e di opposizione che rimane in questo Parlamento.